Mi chiamo Camilla, ho 23 anni, vengo da Roma. Io sono sensitiva dalla nascita. Sento le energie dell'universo. Il mio animale guida è un gatto nero. Ho sempre avuto delle premonizioni, magari succedevano delle cose, io già le avevo sognate magari il giorno prima. Buonasera! Buonasera! Wow, che buonasera, bel look! Grazie mille! Posso prendere il cappotto? Certo! Gli uomini quando mi incontrano la maggior parte si spaventa o comunque hanno un po' un pregiudizio, invece ad alcuni magari può attrarre questo mio lato un po' più scuro. L'accompagno per un aperitivo? Perfetto, grazie. Prego, allora. In amore sono sempre stata un po' sfortunata. Voglio una persona che mi accetti per come sono. E molte volte le persone non hanno accettato come ero fatta. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Grazie mille. Gradisce delle bollicine? Sì, grazie. Però sono sicura che là fuori c'è una persona per me. Devo solo aspettare, ecco, e io l'aspetto. Vedo che ha una passione sicuramente per i tatuaggi. Sì, mi piacciono molto. E soprattutto la falena. Perché? Sono animali che vivono nel buio, però sono attratti dalla luce, un po' come me. E nella vita cosa fa lei? Sono sensitiva dalla nascita e cartomante da quando ho 17 anni. Sono Gianmarco, ho 28 anni, vengo dalla Puglia, ma vivo a Roma. Perdo la testa come Kevin. Sono designer e anche stylist. Mi sento un po' rock, un po' pop, un po' trap. Sono una persona molto fantasiosa, so cosa indossare per farmi notare. Buonasera. Questo è il mio primo appuntamento al buio. Mi aspetto di trovare una ragazza interessante. Che bel colore questa rosa. Bellissima. Non il classico colore rosso o bianco. Ha ragione. Mi piacerebbe incontrare una persona che se ne frega del giudizio degli altri. Questi? Qualcuno fuori dall'ordinario. C'è già qualcuno che la sta aspettando. Perfetto, l'accompagno. Grazie mille. Se non mi piace scappo, no, scherzo. Prego, grazie. Le auguro una buona serata. Grazie davvero. Ciao. Ciao. Piacere. Buonasera, Camilla. Questo è per Oddio, te. Grazie mille, di che, davvero. Super gentile. Come sei bello, comunque. Grazie, davvero, grazie, mi anche tu. Mi ricordi Achille Lauro? Me lo dicono tutti. Ma lo sai perché? Perché calcola che, cioè, io credo nei segnali dell'universo. Sì. Quindi, praticamente, ultimamente, quando entro nei bar, ne sentivo sempre canzoni di Achille Lauro, che tu vuoi vedere che mi capita qualcuno simile ad allora Achille Lauro. È il destino, no? Il destino. Se ad un primo appuntamento mi dovessi aprire molto, beh, sì, vuol dire che comunque quella persona mi sta dando fiducia ed è magari un buon segno. Quanti anni hai? Comunque ho chiesto. Io ne ho fatti 23 ad agosto. Tu? Dai, spara. Secondo te quanti anni c'ho? Io te ne darei, cioè, 25 massimo. No, io 28. Beh, te li porti bene. Grazie. No, più che altro sei una persona molto matura. Di testa. Meno male. Tu hai avuto relazioni con persone più grandi, vero? Non so perché immaginavo. Sono circa 4 anni, credo che sia single, sì. Non ho avuto storie, insomma, lunghe, cioè storie magari di un mese, due. Anche io ho sempre avuto relazioni con persone più grandi. Questa persona che comunque era un po' tossica, nel senso che anche mi giudicava su, che ne so, come mi vestivo, anche sul fisico o su qualsiasi cosa. Fin dai tempi dell'asilo, quando chiedevo di giocare con gli altri bambini, mi dicevano no, tu non puoi giocare con noi perché sei strana. Quindi sono stata un po' sempre la persona bizzarra della scuola, ecco. Questa cosa comunque l'ho vissuta anch'io. Io prima tipo ero molto molto più in carne da piccolo, la gente mi giudicava un sacco. Ero magari quello sovrappeso, diciamo lo sfigatello, ecco. Gli altri ballavano e tu eri seduto ad una sedia in fondo al mondo e vedevi gli altri che si divertivano. Hanno cercato di buttarti giù, di abbassarti l'autostima in un certo senso. Sì, sì, specialmente comunque quando ero ragazzino. Mi riempivo di incertezze e queste incertezze purtroppo me ne davano anche gli altri con le etichette. Sai che alcune volte ho pensato di essere quello sbagliato. Sì, pure io.
c'è stato, diciamo, un crack. Ho detto, ma sai che c'è? Datti una svegliata, va. Cerca di modificarti, cerca di cambiare, cerca di essere adesso, diventi te stesso. Non dobbiamo, cioè, ascoltare, perché quello che pensano gli altri di noi dice tanto su di loro. Io ad esempio vedo sempre il lato positivo, no, anche magari nelle persone, giusto un po'. Ci ho anche sofferto perché cercavo anche magari in relazioni sbagliate o tossiche di, diciamo, trovare i lati, diciamo, buoni. Tu sei un po' autolesionista? Sì, sono autolesionista, sono proprio masochista. In questo momento sento di aver bisogno di una persona che mi porti positività e che soprattutto mi aiuti nelle mie paure. Anche un po' la sindrome da Croce Rossina, no? Cioè, tipo, cerco di salvarmi. Bene, siamo in due. Sì, anche te. Il momento in cui mi sento più di aver bisogno di una relazione, soprattutto la notte, perché ho paura del buio. Comunque mi piace molto come persona, devo essere sincera.